Le tre maggiori regioni di nord, centro e sud insieme contro il cyberbullismo. Lombardia, Lazio e Campania nella prossima stagione scolastica, mediante il supporto delle università, daranno vita ad una indagine tesa a contrastare il fenomeno. Il protocollo d'intesa, siglato tra Consiglio regionale della Campania, Università Federico II e Corecom, prevede l'intervento del Dipartimento di Scienze Sociali nelle forme spiegate dalla direttrice Enrica Amaturo. Incontreremo i ragazzi a piccoli gruppi e questo faciliterà la discussione con loro, perché potranno aprirsi liberamente e noi poi monitoreremo le loro risposte, quello che loro diranno e anche i loro comportamenti sul web. Questo ci sembra particolarmente importante perché oggi quello è il maggiore e principale strumento di comunicazione dei nostri giovani, che sicuramente rispetto ad altri media più tradizionali lo utilizzano in un modo talmente naturale che è stata coniata l'espressione di nativi digitali. La Campania è stata la prima regione a dotarsi di una legge contro gli episodi di bullismo, intervenuta la presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio. Devo dire, e mi piace ricordarlo qui, questa mattina, che questa legge è stata condivisa con le scuole della nostra regione. I ragazzi delle scuole avevano fatto loro le proposte di legge e noi abbiamo preso molti suggerimenti che ci hanno dato, quindi è una legge che in qualche modo viene dall'esigenza che hanno mostrato i tanti ragazzi che vivono la situazione del bullismo, delle violenze che ci sono e spesso non hanno il coraggio di denunciarlo nemmeno in famiglia, si arriva troppo tardi. Nell'ambito della conferenza stampa sono state spiegate le nuove deleghe date al Comitato regionale per le comunicazioni, sulle quali è intervenuto il presidente Lino Zaccaria. Il Consiglio regionale della Campania, e quindi il Corecom, si trasformerà in una sorta di vero e proprio tribunale, perché si passerà anche alla definizione delle controversie, cioè nel senso che qualora il tentativo di conciliazione non raggiunga il buon fine, lo stesso utente, trascorso un certo numero di giorni, può fare domanda al Corecom per avere la definizione della controversia, cioè quindi una vera e propria sentenza.